voi questa inaugurazione? Ma per noi significa un'ennesima, diciamo, inaugurazione. Noi il vero tema è che questa scuola è completamente sistemata, tutte le aule, le scale antincendio, adesso i laboratori, con un recupero totale dell'edificio. Questo il centro storico è molto importante. Questa inaugurazione in particolare è la seconda delle quattro che noi riusciamo a fare con i fondi regionali. Per noi oggi è molto importante perché noi in realtà, grazie a una regione molto vicina che ha permesso ai comuni di comportarsi come se fossero degli enti locali, quindi come tutti gli altri comuni, poter partecipare direttamente ai bandi, ci ha permesso appunto di sistemare quattro scuole, di sistemare due palestre, di attrezzarle, di finire un asilo nido, e quindi in 5 anni devo dire è un lavoro importante rispetto alle scuole del centro storico. Senta Presidente, lei prima ha detto una cosa di là, nel suo municipio, nel primo municipio non ci sono più scuole con amianto. È un risultato enorme. Ce lo ripete così? Assolutamente sì, domani ci sarà un convegno alla Regina Elena dentro la nostra scuola dove presenteremo i dati, perché siamo riusciti a togliere l'amianto da tutte le scuole del nostro territorio. Quando parlo di amianto parlo anche di amianto subdolo. Molte delle scuole avevano i pavimenti, le mattonelle con dentro l'amianto, che in realtà non si consumano, non hanno danni o problemi. Noi le abbiamo rimosse tutte quante prima che si consumassero, e quindi è una prevenzione. L'amianto sappiamo che è un pericolo importante, molto spesso la crepa o la finestra rotta si nota di più, ma l'amianto fa molto più male, quindi questo è, per me, bonificare dall'amianto è stato veramente un successo.